volta dopo l'ultimo sopralluogo all'Einstein Telescope, dopo la candidatura, a che punto siamo? Soprattutto la strada sembra ancora lontana, però ci dica lei, insomma, a che punto siamo per vedere realmente l'Einstein Telescope a Luna. Ma sai che a me non sembra molto lontana la strada, direi che dall'ultima volta che ci siamo visti qua io porto 950 milioni di euro messi sul tavolo dal Presidente del Consiglio per Einstein Telescope, quindi io più che criticità vedo opportunità, e tante. La strada è lunga perché nel 2025 decideranno, ma non è così lunga, calcolando che stiamo cercando di portare a Luna l'infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali che esista in Europa. È un modo per fare di questa città, ne abbiamo parlato tante volte con il sindaco, della miniera di Sosenatos, la città della scienza e la miniera del futuro e delle nuove opportunità. Quindi dall'ultima volta vi porto non solamente 950 milioni in più, ma anche un posizionamento più saldo in Europa per la nostra candidatura. Vi porto un gruppo operativo che si è riunito, che sta facendo uno studio di prefattibilità, una cordata di imprenditori che sta lavorando, progetti di infrastrutturazioni, perché anche quelle ci dovranno essere. Insomma, ogni volta che torno qui da voi, che mi ospitate, cerco di portarvi sempre qualcosa in più.